of Matteo Salvini, which I now give the floor. Grazie, intendo ringraziare tutti gli amici del gruppo ENF con cui abbiamo lavorato e continueremo a lavorare in maniera ottima. È un bel messaggio quello che arriva dall'Italia e ci impegneremo. Grazie. Se parlo da solo è meglio. Se a qualcuno danno fastidio gli applausi può accomodarsi fuori. Se a qualcuno danno fastidio. Allora, se a qualcuno. Ragazzi, educazione almeno oggi. È troppo chiedere ai giornalisti educazione almeno oggi? Lo chiedo al giornalista? È troppo? Onorevole, posso parlare? Onorevole Salvini. Se mi dà fastidio il voto, mi spiace per voi. No, ci danno fastidio. Se mi dà fastidio il voto. Chi vuole applaudire è libero di applaudire. No, qua dentro no, ci sono delle regole di applaudire. Ma roba da mano. Onorevole Salvini, ci sono delle regole? Onorevole Salvini, onorevole Salvini, siamo alle comiche, sto parlando io se non le dà fastidio. Silenza. Se il risultato elettorale non le piace, mi spiace. Questo è il bello del risultato elettorale. C'è tanta gente a sinistra che è nervosa e se la gente a sinistra è nervosa io sono contento. Perfetto, lezioni di correttezza da parte di giornalisti che hanno trattato l'ENF e la Lega in particolare come gli ultimi fra gli ultimi, io non ne prendo. Hanno parlato gli italiani. Hanno parlato gli italiani. Questo voglio dire. Questa è la dimostrazione dell'Unione Europea costruita a tavolino da qualcuno che non prevede uomini, donne ma numeri. E usano spesso e volentieri i giornalisti per propagandare un'ideologia che prevede numeri e consumatori, non uomini e donne. Se in questa sala, finalmente, in questa Strasburgo solitamente dormiente, c'è gente felice, viva la gente felice. Se c'è qualche giornalista meno felice, mi spiace per me. Non so che cosa faccio. Ah, mamma mia.